Gianni Colacione per Liberi TV, siamo in compagnia del presidente del Partito Liberale Enzo Palumbo e di Ilona Staller, che oggi ha accettato la candidatura alle amministrative del Comune di Roma. E siccome è una conoscenza radicale, lei è stata, diciamo, le ultime esperienze di politica sono state nell'ambito radicale, ecco, gli chiediamo, quando dai tempi in cui chiamava Pannella, Cicciolino Pannella e così via, oggi la politica come è cambiata? Beh, drasticamente è cambiato, non per niente, insomma, il tempo di Marco Pannella erano tempi diversi, anche se, diciamo, anche allora si parlava già a mani pulite, insomma. Però è drasticamente cambiato tutto e oggi come oggi ci troviamo in un Parlamento che purtroppo ci sono troppe corruzione, troppo casino, troppo di tutto e di più. Bisogna un pochettino cambiare e togliere quelle persone che hanno fatto del male all'Italia, agli italiani, insomma. Ecco perché sono molto felice di stare con Enzo Palumbo e il suo partito, il nostro partito PLI, con i repubblicani associati. No? Beh, il problema dei repubblicani è aperto, non è ancora chiuso. Non sappiamo, però io sono felicissima di essere, perché noi abbiamo tutti, intanto perché politicamente ci combacia le nostre idee. Assolutamente, quindi siamo ambientalisti e animalisti, dimmi cosa mi sto perdendo, per i liberali e per i diritti civili. Ok, e una cosa, diciamo, in continuità con le tematiche radicali, anche perché noi abbiamo sentito e letto un qualcosa che accennava anche ai diritti dei detenuti, che sono diritti che sono, è uno scempio di legalità all'interno del Comune di Roma, all'interno del perimetro delle mura carcerarie. Ecco, come pensate, e questa è una domanda sia al Presidente che a Ilona, di poter incidere per cercare di migliorare e di portare a legalità questa situazione carceraria, ricordando che Pannella chiede da tempo, i radicali chiedono l'amnistia per poterla risolvere? Guardi, io penso che quando una persona è detenuta, lo Stato, oltre che a assumerne la custodia, deve assumerne anche la tutela. Se lo Stato non tutela un detenuto, viene meno a un suo dovere primario, e la tutela consiste nel garantire condizioni di detenzione accettabili, civili, in un paese normale, civile, quale dovrebbe essere l'Italia, e quale purtroppo non è, e nell'evitare che possano accadere fatti come quelli che sono accaduti e che hanno portato alla morte giovani ragazzi, purtroppo finiti nel circuito perverso della carcerazione o della custodia cautelare. Ecco, questo è un dovere dello Stato. Lo Stato non deve soltanto impedire che le persone si sottraggano alla giustizia, ma deve fare in modo che le persone vengano tutelate nella loro dignità, e in questo c'è anche, come giustamente ricordava Ilona, c'è anche la tutela della loro sessualità, che bisogna in qualche maniera e nelle forme che sarà opportuno predisporre garantire. Lo strumento dell'amnistia vi convince? Guardi, per i lievi, diciamo. Allora, il problema dell'amnistia nasce per il fatto che c'è un sovraffollamento delle carceri che è assolutamente inumano. Perché in teoria in un paese. Anche l'arretrato giudiziario, quindi dovrebbe essere seguita da indulto. L'arretrato giudiziario è qualcosa di incredibile. Allora, la prima cosa che bisognerebbe fare è una drastica depenalizzazione che porti che trasformi in sanzioni amministrative buona parte dei reati che in questo momento sono puniti con sanzioni penali. Se solo si facesse questo, una buona parte della popolazione carceraria non ci sarebbe. La seconda cosa è modificare la legislazione sulla droga in modo da depenalizzare il consumo delle droghe leggere. E questo porterebbe a una ulteriore drastica riduzione della popolazione carceraria. Se la popolazione carceraria viene ridotta in termini normali, fisiologici, che credo non superi i 40.000 detenuti per la capienza delle carceri italiane, e viene addirittura portata anche a un livello inferiore, come pure è possibile se si fa una massiccia depenalizzazione, allora
tutto diventa più semplice, tutto diventa più facile, anche la tutela della condizione carceraria diventa un esercizio, una cosa praticabile. Qualcosa da aggiungere, Ilona, su questo? Guarda, io quando ero parlamentare nell'87 o l'88 sono andato a trovare sia le detenute, sia i femminili e sia i maschili, non mi ricordo se era Regina Celi, insomma, sono andato a trovarli e ne hanno pianto molte donne, mi hanno preso le mani, piangevano e mi hanno detto quali sono i problemi e molti uomini piangevano. Tra l'altro io ho fatto anche una proposta di legge anche riguardo sulla sessualità, sì, una delle tue delle mie proposte di legge, dove io ho detto che assolutamente di dare la possibilità che ho col coniuge una volta almeno a settimana, che possa col coniuge o con l'amore suo in un posto appartato fare sesso, perché è una cosa umana, cioè non è che dobbiamo tenerli come animali, che deve essere una cosa che non punitiva così, ma deve essere una cosa che aiutano a inserirsi, rieducativo. Esatto. Io nel 1986 ho girato tutte le carceri calabresi assieme a Enzo Tortora e mi sono reso conto delle condizioni di assoluto degrado nella quale vivevano i detenuti. E la situazione non era peggiore, non era come quella di oggi, perché oggi è assolutamente peggiorata. In chiusura, rapidamente, siccome abbiamo un certo seguito, pensiamo di averlo tra la militanza radicale, un messaggio. Beh, intanto io vorrei dire una cosa, che Marco Pannella, un gran bacione, che lo voglio tanto bene sempre. E cosa posso, e tu cosa hai detto? Ah, io direi a Marco Pannella: Marco, vieni con noi. Assolutamente, Marco, sei, ti voglio bene, vieni con noi. Ti vogliamo tutti bene, vieni con noi. Tutti bene. Stiamo insieme, tutti insieme. Sì, assolutamente. Grazie ancora. Okay.